domanda di questo lavoro è: stati fetali e stati vegetativo persistenti sono vita umana? Quindi gli stati fetali, cioè la vita fetale, e gli stati vegetativi persistenti. Dalla metà del secolo scorso i progressi della tecnica di rianimazione e della ricerca genetica hanno cambiato il volto della medicina. Nascita, morte, concepimento non sono più inquadrabili nell'evidenza naturale, ma vengono inglobati nell'artificialità delle procedure tecniche. Molti guardano però all'artificialità e alla virtualità della tecnica con attenzione e con sospetto. Le nuove prospettive della civiltà tecnologica sono divenute oggetto della riflessione di una disciplina, la bioetica, nata nell'ultimo decennio del secolo scorso. La parola bioetica fu coniata nel 1970 dall'oncologo statunitense Von Porter. Secondo l'enciclopedia di bioetica, la definizione che hanno riportato nel 1970... Nell'enciclopedia di bioetica, va bene così? Sono riportate due definizioni, una del 1978 e l'altra del 1995. Bioetica è un termine composto derivato dalla parola bios ed etiche. Essa può essere definita come lo studio sistematico delle dimensioni morali, incluse la visione morale, le decisioni, la condotta e le politiche delle scienze della vita e della cura della salute, usando diverse metodologie etiche in un quadro interdisciplinare. Il richiamo all'etica, fin dall'inizio, ha rischiato di divenire il ritorno e la conservazione della naturalità. La natura concepita come un'entità al di fuori e al di sopra della storia avrebbe un valore intrinseco, superiore a quella di una singola componente, l'uomo. Una natura così concepita, indirettamente, fa capo al divino, in quanto natura e divino si identificherebbero. Naturale sarebbe ciò che implicitamente o esplicitamente è conforme al divino e come tale inviolabile. Storicamente la scoperta dell'importanza etico-pratica della filosofia applicata alla biologia è legata ad alcuni fondamentali avvenimenti nel campo della medicina che negli anni 60 coinvolsero l'opinione pubblica mondiale. Il 3 dicembre del 1967 Christian Bardal effettuò il primo trapianto di cuore. Il 5 agosto 1968 una commissione di Harvard Medical School proponeva un importante articolo che conteneva una ridefinizione della morte. La definizione di morte si baserà da allora in poi non sull'arresto cardiocircolatorio, ma sull'elettroencefalogramma piatto e sull'assenza di qualsiasi attività corporea dipendente dal cervello. È un cambiamento epocale nella concezione della morte che ha reso possibili i trapianti d'organi ed accettato da quasi tutti i paesi avanzati. Sulla nuova definizione di morte si è aperto un dibattito che a tutt'oggi non è concluso, come testimonia recentemente il caso Englaro. Si è cercato negli ultimi decenni di rispondere ad una serie di domande e di trovare un accordo su temi fondamentali. Quando è lecito infrangere il primo fra tutti i diritti, quello dell'inviolabilità del proprio corpo? Com'è che può diventare lecito la donazione di organo a vantaggio di altre persone, facendo tramontare l'habeas corpus integrum che fa parte di tutte le carte dei diritti a partire dalla Magna Carta del 1215? La nuova definizione di morte è rimasta al centro del dibattito e anche recentemente si è cercato di negarne la legittimità ed il fondamento scientifico. Sostanzialmente nel rigettarla si utilizzano argomentazioni formulate negli anni 70 dal filosofo Hank Jonas, di origine ebraica che fu allievo di Heidegger e di Bultmann. Scriveva Jonas: poiché noi non sappiamo dove si trovi l'esatto confine fra la vita e la morte, nulla di meglio di una tale definizione della morte. La morte cerebrale, più la cessazione dei battiti cardiaci, più qualunque altra indicazione pertinente, lo potrà dire, prima che si sia autorizzati a compiere la violenza finale. Chi può dire che uno shock, un trauma finale, non sia offerto ad una sensibilità che noi stessi abbiamo mantenuta viva?
Questa obiezione viene utilizzata ancora oggi da cattolici insieme al ricorso al principio di precauzione, vale a dire nel dubbio prendila in considerazione prima di intervenire l'ipotesi peggiore. Quando un uomo in coma irreversibile è attaccato al respiratore ed è alimentato ed idratato per via endovenosa, viene garantito il funzionamento dell'organismo ad esclusione del cervello che è già distrutto. Secondo i cattolici, il semplice dubbio che la morte cerebrale possa ancora essere una condizione di vita dovrebbe essere più che sufficiente per proibire qualsiasi violazione dell'integrità del corpo delle persone. Secondo Jonas, l'equiparazione della morte cerebrale a quella dell'intero organismo riproporrebbe il dualismo mente-corpo di cartesiana memoria. La persona come oggetto di diritto e di cure avrebbe sede nel cervello, mentre il corpo extracerebrale servirebbe solo da supporto. Molto ambigua è inoltre la sua idea di sensibilità, poiché ormai è risaputo che la sensazione è un riflesso biologico, mentre la percezione è un atto biologico e psichico. Per esempio, la sensazione visiva è sensibilità, ma non coincide con la percezione visiva, che è un atto psichico complesso che implica l'integrità dei circuiti della memoria e della coscienza e la cooperazione di ben 30 aree cerebrali deputate ad elaborare le informazioni derivanti dalla stimolazione della retina. Il 3 settembre 2008 l'Osservatore Romano è uscito in prima pagina con un articolo di Lucetta Scarrafia che sostiene che la morte cerebrale non basta per sancire la fine di una vita. Scrive Scarrafia: il rischio di confondere il coma con la morte cerebrale è sempre possibile e questa preoccupazione venne espressa al Concistoro straordinario del 1991 dal Cardinale Ratzinger nella sua relazione sul problema delle minacce alla vita umana. Così egli si esprimeva: più tardi quelli che la malattia o un incidente faranno cadere in un coma irreversibile saranno spesso messi a morte per rispondere alle domande di trapianto d'organo e serviranno anch'essi alla sperimentazione medica. Cadaveri caldi, così affermava Ratzinger. Continua la Scarrafia sull'Osservatore. Queste considerazioni aprono ovviamente nuovi problemi per la Chiesa Cattolica, la cui accettazione del prelievo degli organi da pazienti cerebralmente morti nel quadro di una difesa integrale e assoluta della vita umana si regge soltanto sulla presunta certezza scientifica che si siano effettivamente cadaveri. Ma la messa in dubbio dei criteri di Harvard apre altri problemi bioetici per i cattolici. L'idea che la persona umana cessi di esistere quando il cervello non funziona più, mentre il suo organismo, grazie alla respirazione artificiale, è mantenuto in vita, comporta una identificazione della persona con le sole attività cerebrali, e questo entra in contraddizione con il concetto di persona secondo la dottrina cattolica e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei casi di coma persistente. Nonostante le smentite successive della Santa Sede per questo articolo, che si era pronunciata a suo tempo a favore dei trapianti d'organo, smentite tese per lo più a placare le polemiche, rimane il fatto che nella città del Vaticano non viene utilizzata la certificazione di morte cerebrale. È esplicito nell'articolo di Scarrafia il riferimento alle tesi di Jonas, secondo cui noi non potremo mai sapere ciò che avviene nel passaggio dalla vita alla morte. La morte in se stessa viene considerata inconoscibile e non riducibile a dei correlati neurobiologici. Allora è un'entità astratta e spirituale, che poi non sarebbe altro che il distacco dell'anima dal corpo, la qualcosa è inconoscibile. Il filosofo tedesco era a favore di un diritto alla morte naturale e contrario all'uso delle macchine per mantenere attivo il sistema cardiocircolatorio di un individuo con morte cerebrale allo scopo di espantare i suoi organi. Per Jonas, un corpo che comunque respira ed ha un cuore che batte potrebbe pur sempre avere sensibilità e dolore. Nel caso di Eluana Englaro, lo stato vegetativo con un'attività cardiorespiratoria spontanea è stato interpretato da una parte dei cattolici come una forma di vita e di sensibilità
Non sarebbe stato possibile la sospensione dell'AIA, salvo commettere omicidio. L'AIA, come affermato in un'intervista televisiva il senatore Marino, è pur sempre una tecnica medica che mantiene il soggetto in una condizione di esistenza artificiale. Con l'alimentazione naturale il paziente morirebbe. Per AIA si intende alimentazione artificiale intravenosa. C'è l'idea che si possa scambiare, per effetto di errori diagnostici e di mancanza di etica professionale, un coma transitorio con un coma irreversibile, e nello stesso tempo vengono messi in dubbio i criteri di Harvard sulla morte cerebrale. Secondo i cattolici, la vita umana sarebbe tale anche senza l'attività cerebrale. Da una parte la tecnica medica viene demonizzata, in quanto tenderebbe a fare uso strumentale del corpo, e dall'altra viene ritenuta necessaria ed eticamente giustificata per continuare a far funzionare un organismo che pur in uno stato vegetativo permanente da 17 anni viene considerato erroneamente vivo. Anche se l'elettroencefalogramma di Luana mostrava segni di minima attività, i dati clinici e le condizioni generali parlavano a sfavore della presenza di uno stato di coscienza e quindi di capacità di percepire e di relazionarsi agli altri. Oggi noi possiamo dire che nelle sindrome da disconnessione, quale appare essere quella dell'Englaro, è altamente improbabile che sia presente un'attività psichica ed una coscienza compatibile con la percezione del dolore, anche se le registrazioni strumentali, come quella dei potenziali evocati e dell'imaging funzionali, non ci consentono una certezza assoluta. Si può essere sostanzialmente d'accordo con Umberto Veronesi, che in un'intervista a Luca Lardò del 5 settembre 2008 affermava: quando non c'è più attività cerebrale, non c'è più nulla di quello che caratterizza la nostra vita umana. Non c'è più pensiero, né memoria, né emozioni. Questo non l'ho stabilito io, ma il famoso protocollo di Harvard. Il punto chiave è il concetto di irreversibilità, e questo spetta alla neurologia, non alla bioetica. Sono i neurologi che devono dire se una persona in coma si trova in una situazione transitoria dalla quale potrà riprendersi, oppure se ha imboccato una strada senza uscita. Anche Rita Revio Montalcini è dell'avviso che la scienza non ha bisogno di un'etica imposta dall'esterno, in quanto essa stessa dovrebbe promuovere il rispetto per la vita, i valori normativi della scienza e l'individuazione dei limiti delle procedure tecniche cui essa è legata. Quindi è necessario risolvere i problemi dell'etica in un ambito interdisciplinare. Cercando di addentrarci in quel territorio di confine fra la vita e la morte, senza pregiudizi d'ordine filosofico o religioso, e di comprendere la complessa fenomenologia del coma e degli stati vegetativi, dobbiamo rispondere ad una serie di interrogativi. Che cos'è allora la coscienza? Rispondere a questa domanda è difficilissimo, e di ciò sono stati consapevoli nel secolo scorso psichiatri Conai e Ederman, Tononi, Damasio, Crick e Boncinelli, e filosofi come Nagel, Dennett. Bisogna aggiungere che tutta la storia della filosofia può essere vista come un tentativo di rispondere alla domanda che ci siamo precedentemente posta. Ma il nostro interesse non è filosofico o storico, ma prevalentemente medico. A noi interessa la coscienza come entità neuropsicologica, come stato mentale che ha precisi correlati neurologici. Come possiamo allora definire la coscienza da un punto di vista medico? Una comune definizione è che la coscienza sia composta da uno stato di veglia e dai suoi contenuti. Per stato di veglia si intende uno stato in cui si ha l'apertura degli occhi, mentre stabilire cosa si intenda per contenuti della coscienza diventa molto arduo. In maniera semplicistica e in accordo con l'etimologia della parola coscienza, conoscere insieme, essa può essere definita come il rapporto o relazione con un altro essere o con l'ambiente.
Questa definizione di coscienza è importante da un punto di vista clinico, perché ci permette di definire quelle malattie in cui si va incontro a una patologia della coscienza, come il coma, lo stato vegetativo persistente e lo stato di minima coscienza. Per coma si intende un profondo stato di incoscienza causato da una disfunzione o una lesione che colpisce entrambi gli emisferi cerebrali e la formazione reticolare ascendente del tronco encefalico ed associato ad un'attività cerebrale depressa dal quale un individuo non può essere svegliato con stimolazioni. È una condizione di transizione che può portare a morte cerebrale, a un recupero della coscienza o a uno stato vegetativo. Per stato vegetativo permanente, invece, si intende una condizione neurocognitiva con grave danno cerebrale, nel quale le funzioni fisiologiche, ciclo, sonnoveglia, controllo del sistema autonomico e attività respiratoria persistono, ma la consapevolezza, comprese tutte le emozioni e funzioni cognitive, sono abolite, oltre al fatto che non vi è alcuna reazione agli stimoli. Una persistenza di tale stato dai 6 a 12 mesi riduce drasticamente la possibilità di un successivo miglioramento. Ultimamente si è affermata una nuova categoria diagnostica definita come stato di minima coscienza. In tale situazione vi è una presenza parziale delle funzioni cognitive, con minime risposte verbali o gestuali, comportamenti intenzionali, associato al mantenimento dei cicli sonnoveglia. I pazienti in tale condizione sono attratti consapevoli dell'ambiente che li circondano, rispondono se stimolati, ma raramente sono in grado di ricordare parti della giornata. Riassumendo, possiamo allora dire che nel coma si ha una perdita sia della veglia che della coscienza, mentre nello stato vegetativo persistente si può avere la veglia senza però che siano presenti i contenuti della coscienza. Se da una parte queste definizioni sono importanti da un punto di vista clinico, dall'altra restano numerosi punti di ambiguità. Come dimostrare infatti che nello stato vegetativo persistente non è presente alcuna forma di coscienza? E come definire uno stato di minima coscienza? Come viene mantenuto lo stato di veglia e perché si perde? La veglia, condizione fondamentale perché si abbia la coscienza, è mantenuta da un sistema ben specifico chiamato sistema reticolare ascendente attivante. Tale sistema, che ha sede nel tronco cerebrale, proietta ai nuclei intralaminari del talamo, da cui origina la proiezione talamo-corticale diffusa. Esso così è in grado di attivare come un switch on la corteccia e determinare lo stato di veglia, condizione ovviamente necessaria ma non sufficiente al manifestarsi dei contenuti della coscienza. I contenuti della coscienza dipendono infatti in maniera fondamentale dalla corteccia cerebrale e dalle sue connessioni sottocorticali, connessioni fra aree della corteccia. Il recente sviluppo delle neuroscienze con l'introduzione di tecniche di mappatura di attività cerebrali, come con la PET, la risonanza magnetica funzionale, l'elettroencefalografia potenziale evento correlati, ha prodotto numerosi studi volti a scoprire dove risiedono i meccanismi fondamentali della coscienza e in particolare i suoi contenuti. In tali studi è emerso come nei pazienti in stato vegetativo persistente viene persa la connettività tra le aree cerebrali corticali primarie, le aree associative multimodali e in alternativa fra queste e il talamo. Lo stato vegetativo può dunque essere definita come una disconnection syndrome, dove persistono isole di attività neuronale prive di coscienza. Altri studi hanno evidenziato come nello stato vegetativo persistente possa permanere un'attività corticale in risposta ad una stimolazione visiva ed uditiva. Tale attività deve però essere intesa come un riflesso automatico. Nei pazienti con uno stato minimo di coscienza
dove permangono parzialmente dei contenuti della coscienza, le connessioni fra aree primarie, le aree associative e i talami sono mantenuti e quindi è presente un substrato anatomo-fisiologico che permette la presenza di una forma minima di funzioni neurocognitive. Nel coma invece, sebbene la corteccia cerebrale possa essere anche sostanzialmente integra, ciò che viene a mancare è l'attivazione del sistema reticolare attivante e quindi la veglia, condizione necessaria perché si manifestino i contenuti della coscienza, non è presente. La domanda che a questo punto ci sorge spontanea è: quanto piccola deve essere un'isola neuronale perché non si possa più parlare di pensiero? E se senza lo stato di veglia, per una lesione ai nuclei del sistema reticolare attivante, ma in presenza di una corteccia intatta, si possa ugualmente parlare di assenza di pensiero? Fondamentalmente, per cercare di dirimere questo punto, ho preso in considerazione le ricerche sulla sensibilità fetale, in particolar modo quelle legate al dolore. Ovviamente lo stato del feto non può essere che per alcuni aspetti paragonato agli stati vegetativi e al coma. I primi infatti si trovano in una condizione fisiologica e uniforme per tutti i feti, mentre i secondi si trovano in una condizione patologica che differisce da un punto di vista anatomico-fisiologico l'uno dall'altro. Comprendere come si sviluppa il pensiero all'inizio della vita ci può aiutare però a capire come e quando esso finisce. La questione della percezione del dolore, apparentemente lontana dalla definizione di pensiero, è invece ad essa molto vicina. Esiste infatti una profonda differenza fra sensazione dolorifica legata a un semplice meccanismo neuronale ad arco riflesso e percezione del dolore, che implica la presenza di un'attività psichica ben più complessa. La percezione, al contrario del riflesso, è dotata di elementi qualitativi che caratterizzano esperienze soggettivamente uniche. Esse rappresentano un punto di passaggio da una risposta allo stimolo tramite un meccanismo semplicemente neuronale a una risposta allo stimolo tramite la percezione e quindi tramite il pensiero. Un concetto di percezione dolorosa deve includere al suo interno sensazioni ma anche immagini e processi affettivi. La IASP, Interpersonal Association per Study of Pain, definisce il dolore come una spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale associata ad un attuale e potenziale danno o descritta come tale. Possiamo attribuire al feto la percezione del dolore? La condizione degli stati vegetativi persistenti e quella del feto sono simili. È presente una risposta riflessa, ma assente il pensiero, che caratterizza la vita umana. Secondo Curtis, nell'adulto la percezione conscia del dolore è complessa e richiede vaste aree del cervello, che vaste aree del cervello siano mature per elaborare lo stimolo. Sebbene questo processo chiaramente comincia in utero, noi dobbiamo stare attenti a non applicare i parametri di valutazione del dolore nell'adulto al cervello immaturo e in sviluppo del feto. La stimolazione dolorosa nel feto coinvolge recettori sensoriali periferici, collegati da sinapsi ai motoneuroni del midollo spinale. Questi motoneuroni determinano la contrazione dei muscoli delle gambe per allontanarsi dallo stimolo. Invece, la percezione del dolore richiede il riconoscimento corticale dello stimolo come spiacevole. In questo caso, i recettori sensoriali periferici afferiscono ai neuroni del midollo spinale, i cui assoni proiettano le spine e le fibre verso il talamo e da qui alla corteccia, attivando un gran numero di regioni corticali. Le vie neuroanatomiche per il tatto e il dolore sono tra le prime entità funzionali dello sviluppo. I primi nocicettori sulla cute sono presenti a partire dalla settima settimana e si estendono a tutto il corpo alla ventesima settimana, rendendo possibili riflessi spinali. Le connessioni spinotalamiche si stabiliscono intorno alla ventesima settimana,
quelle talamo-corticali, cioè a livello superiore, intorno alla 24esima-26esima settimana. Riferendosi alla fisiologia fetale del dolore, è da notare che le vie funzionali ed anatomiche differiscono da quelle dell'adulto. Una fondamentale differenza fra il sistema nervoso dell'adulto e quello fetale consiste nel fatto che quest'ultimo è incapace di localizzare precisamente o distinguere uno stimolo doloroso da un altro. Non c'è, d'altra parte, nessuna correlazione fra intensità dello stimolo e la forza del riflesso associato. Varie specie di stimoli possono indurre risposte non specifiche. Inoltre, secondo Mellor, le risposte fetali al dolore sono sottocorticali, a livello del tronco encefalico, e non raggiungono la corteccia. Anche un feto anencefalico, quindi senza testa, senza corteccia, senza cervello, risponde ad una stimolazione somatica, con flessione delle gambe, dimostrando che questi riflessi sono interamente mediati a livello sottocorticale. Anche i pazienti in stato vegetativo, che si ritiene non abbiano esperienze coscienti, si verifica flessione degli arti in risposta allo stimolo per la presenza di riflessi mediati dal talamo. Intorno alla 28esima settimana nel feto si riscontra un'attività elettrica simile a quella del sonno, sonno REM e sonno non REM. Si giunge così alla conclusione che il feto non è mai in uno stato di veglia e quindi di coscienza. Gli stimoli che inducono risveglio dopo la nascita producono un effetto opposto in utero. Essi contribuiscono ulteriormente a sopprimere l'attivazione fetale e a consentire la resistenza in avverse condizioni. Questo insieme di risposte inibitorie è una chiave strategica per la sopravvivenza del feto. Queste osservazioni sono importanti perché dimostrano che l'ambiente intrauterino è molto diverso da quello in cui si viene a trovare il neonato e richiede al feto specifiche risposte allo stress e agli stimoli nocicettivi come l'ipossia. Infatti, in condizioni di stress cessano i movimenti fetali, diminuisce il voltaggio elettroencefalografico e il sangue degli organi periferici si centralizza verso il cuore ed il cervello. I profili elettroencefalografici fetali, considerati complessivamente lungo l'iter della loro differenziazione in fasi REM e non REM, sono compatibili ed indicativi di uno stato simile al sonno. Si organizzano a metà gravidanza, contemporaneamente alla formazione delle vie talamo-corticale. La funzione del sonno REM è di stimolare la sinaptogenesi tra neuroni corticali, quello del sonno non REM di mantenere basso il metabolismo corticale. Quindi la funzione di questi due stati, sonno e morfologica e metabolica. Sono stati inoltre individuati fattori placentari e fetali che hanno un'azione inibitoria sul sistema nervoso largamente dimostrata dalla riduzione del voltaggio elettroencefalografico fetale e che operano nella seconda metà della gravidanza. L'adenosina, un potente neuroinibitore che ha proprietà di indurre il sonno, è presente in alte concentrazioni nel feto e le sue concentrazioni sono inversamente proporzionali al livello d'ossigeno nei tessuti. L'adenosina ha un effetto protettivo in quanto diminuendo al minimo l'attività metabolica cerebrale diminuisce il fabbisogno d'ossigeno durante episodi anostici, riducendo così il danno neuronale. L'allopregnanolone e il pregnanolone sono disintetizzati dal sistema nervoso fetale e dalla placenta. Inibiscono lo stimolo doloroso. La prostaglandina 2 è un potente ormone che induce il sonno. A tutti questi fattori noi aggiungiamo la constatazione che il regime di ossigenazione del cervello fetale è circa la metà di quello raggiunto dal neonato, cioè dovuto alle caratteristiche dell'emoglobina fetale. La funzione cerebro-corticale del feto fino alla maturità si sviluppa in un ambiente che è fisiologicamente inibitorio.
Il feto, durante tutta la gravidanza, non raggiunge mai lo stato della coscienza, neanche come reazione all'ipossia, a stimolazioni sonore intense o a interventi di microchirurgia. Ciò contrasta nettamente con la situazione dopo la nascita, dove una stimolazione di intensità sufficiente provoca risveglio e una vivace risposta motoria. Durante il travaglio si realizza una predominanza della fase non REM, con assenza di movimenti, cioè dovuto all'effetto inibitorio degli ormoni precedentemente citati. Secondo alcuni studi, l'ossitocina tende a potenziare anch'essa l'azione inibitoria di questi ormoni. Nel canale del parto, gli stimoli pressori di notevole intensità non producono variazione del tracciato elettroencefalografico, mentre determinano una reazione allo stress con produzione di catecolammine ed endorfine. Un gran numero di autori concorda sul fatto che a partire dalla nascita si ha la percezione del dolore, parallelamente all'emergere di una forma iniziale di attività cosciente. Slater scrive: registrando l'attività della corteccia somatosensoriale usando la NIRS, noi abbiamo dimostrato che i bambini prematuri a partire dalla 25ª settimana sono capaci di produrre una risposta emodinamica localizzata nella corteccia che segue la puntura del tallone. Paragonando la risposta ad uno stimolo tattile non nocivo, la specificità della risposta all'evento doloroso è stata confermata. Questi risultati suggeriscono che il bambino ha le connessioni neuronali necessarie per esprimere le componenti affettive del dolore e non semplicemente mettere in atto una risposta riflessa alla nocicezione. Anche nel neonato pretermine, quindi la nascita, ha un effetto disinibente che renderebbe possibile la percezione del dolore, naturalmente proporzionata alla sua immaturità. I dati strumentali vanno integrati alla luce delle osservazioni cliniche. Il neonato è sveglio, ha gli occhi aperti, è capace di attenzione e si rivolge in preferenza verso il volto umano. Changé sottolinea insieme a Langras come, dopo la nascita, registrazioni elettroencefalografiche indicano un intenso flusso di nuove stimolazioni sensoriali. Viene meno l'inibizione endogena prodotta dagli ormoni placentari che in utero selettivamente inibiscono l'attività neuronale del feto. La produzione di catecolammine indotta dal passaggio nel canale vaginale potrebbe avere un ruolo critico nel creare le condizioni che inducono l'arousal della nascita. La stimolazione visiva, come ho dimostrato in un precedente lavoro, gioca un ruolo fondamentale nell'attivazione della corteccia. La teoria della nascita, elaborata dallo psichiatra Massimo Fagioli, parte dall'osservazione che l'unica parte della sostanza cerebrale esposta direttamente a stimoli è la retina. La luce, che è uno stimolo nuovo per il bambino, raggiunge attraverso le vie ottiche la corteccia occipitale e da questa attiva tutto il cervello. Quest'ultimo a sua volta mette in moto il funzionamento dei vari organi ed apparati, cancellando o bypassando tutte le inibizioni che erano presenti nel feto. Per lo stesso Fagioli, la nascita coincide con l'emergere dell'attività psichica, la fantasia di sparizione. Il correlato neuronale di quest'ultima dobbiamo ritenere si estenda, partendo dalla retina, all'intera sostanza nervosa, compresa la corteccia. Lo stato di coscienza, anche se molto limitato, secondo i neonatologi e i neuroscienziati, emergerebbe dai processi psichici non coscienti che caratterizzano l'esperienza neonatale. Accanto alla possibilità di sperimentare il dolore fisico da parte del neonato, dobbiamo però prendere in considerazione anche il dolore psichico, che interviene senza una stimolazione nocicettiva organica. Il bambino reagisce, per esempio, con il pianto o acquetandosi, in virtù del rapporto che è in grado di stabilire con gli stati affettivi non coscienti della madre. Conosciamo, a partire da dati neuroanatomici, registrazioni elettroencefalografiche, indagini strumentali, oltre che osservazioni cliniche, la differenza di risposta al dolore nel feto e nel neonato. Si potrebbe pensare che esista un'analogia fra il funzionamento cerebrale dello stato vegetativo e quello del feto. In entrambi c'è una disconnessione fra aree cerebrali. Mentre nel feto la disconnessione è funzionale,
ed è legata all'effetto inibitorio dei vari ormoni secreti nella sostanza cerebrale e dalla placenta, nello stato vegetativo persistente essa è patologica, in quanto determinata dalla distruzione di ampie aree corticali. Negli stati vegetativi la valutazione del danno al sistema nervoso, oltre che strumentale, è clinico, attraverso scale di valutazione motoria, cognitiva ed emozionale. Al neurologo spetta la valutazione del grado e dell'irreversibilità del danno cerebrale. Faccio una domanda un po' banale. No, va bene. Perché? No, come mai anche nei libri divulgativi, anche diciamo nella letteratura che riguarda l'argomento c'è ancora tanta e tanta confusione? Cioè, faccio un esempio pratico, è quando uno legge libri che parlano divulgativi, quelli che parlano di gravidanza, cioè parlano di cose incredibili che farebbe il feto. Ma anche gli stessi articoli che riguardano la letteratura più specifica, lo stesso sul dolore del feto, un po' legato anche al discorso dell'aborto, dicono delle cose veramente contraddittorie. Dunque, penso di esserne a conoscenza un po' di questa letteratura. Penso che comunque dietro ci sia una cultura cattolica che vuole negare questa separazione fra la vita fetale e la nascita, che è fondamentale, cioè, quindi l'emergere proprio dello specifico umano, che è il pensiero. E naturalmente negli ultimi 30 anni ci sono state molte tecniche, quelle dell'ecografia, che ha chiaramente stata in parte strumentalizzata in questo senso. Durante un'ecografia fetale è possibile vedere il feto che si muove, che si gira, che si succhia il dito. Tutto questo è chiaramente molto forte da recepire. E quindi è stato facile bypassarlo come attività psichica, come attività mentale. Certo. Non solo, ma se con la sonda si tocca il ginocchio del bambino attraverso la pancia, il bambino allontana il ginocchio, ma questo è un arco riflesso. Ecco, e c'è della malafede in questo senso, ma non tutti i ginecologi, non tutti i neonatologi la pensano in questo modo, cioè, anzi, non è così. In nessun corso preparto è così, cioè sono pochissimi quelli che poi in realtà danno delle informazioni di questo tipo, no? Per cui c'è un'implicazione spesso di sensi di colpa rispetto alla madre, rispetto al feto. In realtà il feto è tutelato, no? Cioè, sì, per fortuna è tutelato. In questo senso, ma sarebbe un casino. Allora, in questo sì, ora riassumendo, perché poi le cose sono un po'. Allora, il discorso che dicevi te, che c'è, appunto, il feto è tutelato, ma anche di più. Il feto, se c'è uno stimolo doloroso, se c'è qualcosa che chiaramente si blocca, ha una reazione inibitoria, cioè ci sono tutti gli ormoni che lo proteggono e quindi che lo disconnettono. Quindi questa c'è una separazione tra la corteccia e la parte sottocorticale. E questo è non solo anatomico, non è possibile, perché chiaramente ci devono essere delle connessioni fra il sotto e la corteccia, il sottocorticale e la corteccia, il talamo e la corteccia, si devono preparare, come si deve preparare la sinaptogenesi.
quello che non c'è è la connessione ormonale, perché tutti questi ormoni tendono, cioè inibiscono appunto il passaggio dello stimolo, e questo ormai è provato da tantissima letteratura. E questo è anche una cosa protettiva nei confronti, un meccanismo protettivo che ha il feto, perché altrimenti tutte le ansie della mamma, tutta una serie di cose passerebbero con, cioè, il feto poi avrebbe difficoltà a nascere sano. Cioè il bambino a nascere sano. No, è la struttura anatomica, c'è tutto, vedi anche il discorso del sonno REM e non REM, che potrebbe essere insidioso, no? Come prenderlo, eccetera, è soltanto, ha una funzione morfologica, cioè di struttura, per cui il cervello è tutto pronto, cioè la corteccia c'è, e che lo stimolo non raggiunge, non ce la fa a raggiungere la corteccia, perché ci sono, perché è bloccato. E quindi non è possibile sentire sia il riflesso, cioè se lo tocchi allontana la gamba, ma non, se non lo percepisce, non ha coscienza. Quindi è come nello stato vegetativo, che non, lo stimolo non raggiunge la corteccia, e quindi non si ha la coscienza, la percezione del, si ha la sensazione ma non la percezione, che è invece è un sentire psichico, cioè è una comprensione, è qualcosa di più. È un atto psichico la percezione, mentre quello è un riflesso automatico. Quindi il feto ha dei riflessi automatici, ma non ha percezione, perché la percezione è pensiero. E quindi perché questo avvenga, perché ci sia il pensiero, ci devono essere le connessioni fra il sottocorticale e la corteccia, ma anche fra varie aree della corteccia. È importante che ci siano tantissime aree della corteccia coordinate, cioè associate, le associazioni. Negli stati vegetativi, per esempio, la corteccia non è distrutta completamente, perché potrebbe, sì, può anche capitare, però non è sempre così, cioè nella maggioranza dei casi ci sono delle piccole zone di corteccia residua. Però queste non producono pensiero, non producono pensiero perché non manca di connessioni fra le varie aree cerebrali. Ecco perché si chiama disconnection syndrome. Pensavo che questa è naturalmente l'obiezione, perché tu ora come medico l'hai descritta benissimo, questa parte della non connessione fra le varie aree attive del cervello, no? E è questo che crea poi confusione anche nell'informazione, perché ad esempio nel famoso caso dell'Englaro ti dicono che aree del cervello erano attive, quindi è un'informazione poi pericolosa, che certo, di fatto sono attive ma non essendo connesse tra loro, certo, non creano poi, certo, quindi magari pensiero. Sì, non riescono a produrre pensiero, per cui non lo so, se gli metti un qualcosa davanti, ti vedi davanti agli occhi e viene stimolata la corteccia visiva, ma in maniera automatica e non come pensiero, se gli è rimasta la corteccia visiva naturalmente. E lo stesso per l'udito o per altre cose. Ma questo è importantissimo saperlo anche per la vita tutti i giorni, no? Quando poi le persone ti obiettano queste cose, per cui dicono, ma dicono che il cervello era attivo, una parte del cervello funzionava, no? Certo. Ecco, sì, si vede per esempio nella risonanza funzionale che alcune zone si colorano, si accendono, ma sono piccole isole di corteccia che però non sono connesse l'una con l'altra. E quindi non significa essere vivi. Certo, pensare soprattutto. Certo. Avere pensiero. Scusa, ma questa era l'obiezione che faceva un figlione a Fagioli nella trasmissione di Omnibus. Cioè lo scontro sembra passato a questa dimensione, cioè la cultura cattolica si sta adattando a una nuova situazione, oppure è sempre stato così? No, è sempre stata così, cioè non hanno mai voluto che la scienza entrasse in merito. La mia domanda era il discorso della morte cerebrale viene accettato anche dai cattolici, ma ha portato a questo livello di scontro, cioè sulla quello che si dice
diceva prima, insomma, sulla reazione, sulle aree del cervello che reagiscono, ma non sono vita. Sì, certo, il discorso può essere tendenzioso, cioè nel senso, vabbè, ma qualche zona di corteccia funziona, come facciamo a sapere che veramente questo non pensa più, o cose di questo genere. Insomma. E chiaramente a questo punto c'è l'esame clinico, perché non è, cioè, a parte il fatto strumentale, cioè anatomico, che se c'è una corteccia distrutta e mancano delle, cioè parte distrutta e mancano le connessioni fra le varie aree, non è possibile che ci sia pensiero. E poi questo viene convalidato anche da un esame clinico, perché questo è, chiaramente è importantissimo, ci sono, le due cose vanno insieme, se vanno sempre insieme, perché non si possono separare. E poi c'è quella storia che appunto della corteccia che non è distrutta, mentre è il sistema reticolare attivante invece è leso, e che è una situazione, diciamo, simile un po' al feto, in un certo senso, perché perché non passa lo stimolo, per cui nel coma, per esempio, non è così, insomma, no? Il feto si muove, il cuore. Lì chiaro si muovono gli occhi, magari non riesce più a parlare, però ci sono dei segni. Questi, allora, tu parlavi del caso Web, non so se vuoi dire, da quello chiaramente c'è, cioè, il pensiero c'era, la corteccia c'era ed era soltanto. Però scusami, può darsi che un caso Web arrivi a un tale grado, ora in quel caso lì no, perché ho deciso di proprio fine, a un tale grado di come si dice, esclusione di qualsiasi tipo comunque di possibilità di comunicazione, che di solito l'ultimo livello mi sembra siano gli occhi, sì. Non riesce, guardando lì o guardando là, a comunque comunicare. Supponiamo che gli si esclude anche questo tipo di comunicazione, però magari senza ancora, cioè, capito? Sì, però vedi, ogni paziente ha la sua storia, non possiamo generalizzare, perché quello ha una storia clinica con una malattia, con un'evoluzione, per cui il paziente viene seguito nella sua evoluzione e quindi con la sua storia. E non possiamo generalizzare, ecco perché è importante che la decisione sia medica, che ogni medico si prenda la sua responsabilità nella decisione. E non è una decisione semplice, però ecco, vorrei precisare una cosa. Allora, per quanto riguarda la morte cerebrale, questo è un dato di fatto, cioè lì non possono esserci errori. Il discorso che faceva la scarrafia, il coma o la morte cerebrale, no, sono cose ben, cioè sono precise, quando un elettroencefalogramma è piatto, cioè lì è un dato di fatto, lì ci sono appunto dei margini di errore. Allora, il discorso quando si supera questa fase e poi c'è la corteccia cerebrale che invece il coma, invece di andare verso la morte cerebrale, che è uno stato irreversibile, va verso invece a una, diciamo, a uno stato vegetativo che può essere o persistente o di minima coscienza. Se persistente è il caso della Englaro, dove se gli passa qualcuno davanti non li insegue con gli occhi, ma questo è, oppure non ha, per esempio, casi di coscienza minima, c'è l'inseguimento con gli occhi, c'è un movimento intenzionale, si può dire sì, no, oppure far capire di aver sete, di fame, c'è piccoli movimenti che ti fanno capire che c'è una partecipazione della persona all'ambiente o al rapporto.
Nello stato vegetativo tutto questo non avviene, cioè la persona è completamente esclusa dall'ambiente, è completamente vegana, cioè, e questo è successo per 17 anni. Ecco, dopo 6 mesi già si può dire che è molto difficile ci sia una ripresa, dopo 12 diventa stato vegetativo persistente, cioè ormai definitivo. E lì non ci possono essere errori. Ecco, loro giocano sempre sull'ambivalenza di un caso, può essere successo, ma bisogna sempre sapere, bisogna sempre chiedersi se ci sono stati, se la diagnosi è stata precisa. Allora, nel caso della morte cerebrale, il medico che prende la decisione, naturalmente la comunica ai parenti, ma nel caso del tutto il caso Englaro che ha mosso tutte queste, certamente il discorso è molto più complesso, perché non è così semplice da prendere una decisione di questo genere dal punto di vista legale, dal punto di vista della normativa medica, eccetera, ed è giusto che ognuno che ci sia un testamento biologico, che ci sia un accordo fra il paziente e il medico. Siccome non si può mettere in atto al momento, è bene che ci sia prima. Ma queste parziali attività di queste zone del cervello si vedono oggi perché ci sono queste nuove tecniche o anche 30 anni fa con l'encefalogramma? Si vedono soprattutto ora con le nuove tecniche. E diciamo l'ambizione, il target della tecnologia è quella di trovare una risonanza che possa escludere, separare l'automatismo dal pensiero, cioè in modo da poter fare una diagnosi strumentale più precisa, e questo è il target degli ultimi dei ricercatori di questi ultimi anni, per cui la domanda è quanto piccola deve essere per definirla, per dire che perché non ci sia pensiero. Ma questo margine non è ancora definito? È tranquillamente definito, cioè è chiaramente un medico, un neurologo sa sì. Bene quello che è quello che non è. Certo, su queste diciamo ambiguità, diciamo più che di ignoranza, cioè dire, che non possono essere alla conoscenza di tutti, giocano. Sì, più ideologico, perché ecco, non c'è un... No, ma quello che è interessante da dire è che in ambito della ricerca scientifica, cioè, voglio dire, questo discrimine è chiaro. Certo. Non c'è ulteriormente da capire. Forse, no? Certo, sì, la tecnica andrà sempre avanti e noi saremo sempre più sicuri dal punto di vista tecnologico, però già da ora con la risonanza funzionale, con l'esame clinico, noi sappiamo, cioè non abbiamo dubbi su questo. E lo scontro diciamo a livello biologico e con la definizione di vita umana. Certo. Cattolica è quello. Perfetto, bravissima, sì. Infatti per loro la vita può essere è anche il corpo senza il cervello, e per noi, cioè per noi, per gli altri, anche per un medico non è così. Per un medico la vita è attività cerebrale soprattutto. La vita umana è attività cerebrale. Infatti Welby è vita umana. Luana non è vita umana. E il feto ha un encefalogramma che ha? No, no. Cioè, sarebbe di lui. Il feto, allora, fino alla 24esima settimana ha un elettroencefalogramma così indeterminato, così si chiama, poi si incomincia a differenziare, e intorno alla 28esima settimana si differenziano questi due cicli di sonno REM e non REM. Il sonno REM è quello con movimenti oculari e il sonno non REM è quello che non ha movimenti oculari. Allora, si strutturano queste fasi di sonno, cioè quindi c'è proprio un movimento dell'elettroencefalogramma del feto e si alternano questi due ritmi, e che hanno una funzione strutturante, cioè morfologica, cioè servono per, avvengono a metà gravidanza, quando le fibre dal talamo raggiungono la corteccia.
e hanno la funzione di sinaptogenesi, cioè di unire di far connettere i neuroni l'uno con l'altro, tanto per intendersi. Anche se questi neuroni poi non sono attivi, non attivi nel far passare lo stimolo, ma dal punto di vista strutturale e morfologico ci dovrà essere, non è che alla nascita si può cambiare, si trova già tutto pronto, però non è attivo, è come se fosse in una situazione di latenza. È che c'è una grossissima difficoltà, secondo me, comunemente, a capire la differenza tra un'attività neuronale e attività cerebrale, cioè c'è una grossa confusione, cioè vedere che tanti neuroni possono funzionare, ma che quella non è attività cerebrale, non è pensiero. È difficile farlo passare come pensiero comune. E secondo me è il lavoro anche che va fatto perché fino a quando non si capisce bene la differenza tra un cervello che può avere delle onde e che però non pensa. Stiamo parlando del feto. Dire, anche della persona in stato vegetativo persistente, permanente. Cioè esiste una funzione cerebrale, il problema è che non c'è pensiero. Non è proprio così, perché l'elettroencefalogramma di una persona in coma, in stato vegetativo persistente, è disorganizzato, questo è il termine giusto. Però c'è. Sì, però è come se fosse dissociato, mettiamola così, ecco, per spiegarlo un po' che parlo. Quindi non ha un'attività organizzata. Quando una delle definizioni dell'elettroencefalogramma è buona organizzazione delle onde, quindi vuol dire come se ci fosse come un'attività sincrona, ecco. Mentre se uno va di qua, uno va di là, chiaramente non produce pensiero, come fanno? Quello è chiaro, però comunemente uno si confonde su queste cose quando le sì, legge. Sono estremamente tecniche, io me ne rendo conto, però ed è poi il contropensiero che mette confusione, cioè le informazioni non precise, non tecniche. Comunque un elettroencefalogramma in uno stato vegetativo non è quello di una persona normale, ma neanche lontanamente. Però ci sono delle onde, è quello che uno deve capire. La un'attività neuronale, cioè, ma non è cerebrale, non è pensiero. Ma se prendiamo anche una rana o qualunque altra cosa, anche lì c'è l'attività elettrica esiste sempre nella cellula. Ecco, però perché ci sia pensiero ci deve essere connessione fra i vari neuroni e fra varie aree cerebrali. Senti, un'altra cosa, ora vuoi parlare sonno, nel feto il termine sonno è corretto? No, non è corretto, è ambiguo, vero? È molto ambiguo, è molto ambiguo questo, perché non si chiama, si chiama stato di, la parola corretta, infatti il titolo è stato di sonno, perché si chiamano stati, ora poi la parola corretta è stato comportamentale, la parola tecnica. Perfetto, stato di sonno REM e non REM, ma non dorme nel senso classico della parola. Se c'è sonno c'è anche è un'attività inibitoria, non di sonno, è un'attività. E lo so, è difficile da poter. Perché è stato usato questo termine? Perché dal punto di vista elettroencefalografico ha un ritmo REM e non REM. Sì, è molto, infatti è un termine che può suscitare delle ambiguità, ma non è uno stato di sonno, è uno stato di inibizione. Che fatto nel feto, cioè, o questo o quell'altro. Verso la 36, la veglia. Verso la 36ª settimana compare uno stato intermedio, dove il feto si muove di più, eccetera, e i primi tempi, quando facevano l'ecografia, pensavano che fosse una cosa tipo la veglia, che poi, quando sono riusciti a fare l'elettroencefalogramma nel feto, poi hanno visto che invece è uno sleep arousal, cioè è un sonno con possibilità di movimento, però che non arriva mai a. Ed ha anche questa una funzione morfologica importante per il feto, che l'ultima è di muoversi per far sviluppare per l'attività cardiaca, per però tutto il resto. Però utilizzando questi termini
Lo so, è troppo, in letteratura ci sono questi. Comunque, se questa, questo discorso, cioè definire cioè la funzione del, di questi stati di sonno, chiamiamoli in maniera scientifica, è una cosa che è avvenuta negli ultimi anni. Prima non si sapeva queste cose che vi ho detto ora degli ultimi anni. Prima non si sapeva che avessero questa funzione e non si sapeva neanche tutto questo sul feto. Per esempio, tutta le cose che vi ho raccontato sugli ormoni inibitori sono scoperte degli ultimi anni. Quindi fa pensare che comunque c'è sempre una parte biologica anche quando no, parla. No, ma da parte del. No, ma da parte de, della scienza medica, no. Perché usa spettacolo? Solo per l'analogia del cosciente? Perché c'è tutta una storia. Allora, perché chi è che ha fatto gli stati comportamentali è stato Pratt e li ha studiati nel neonato. Gli stati comportamentali nel neonato venivano chiamati di sonno REM, sonno non REM e veglia. Allora poi i vari stati hanno tutta una serie di sottogruppi eccetera e hanno visto con l'ecografia che c'era un parallelo fra questi stati del neonato e quelli del feto. Ecco perché. E nel neonato il sonno REM e non REM dura perlomeno 3 ore, dalle 3 alle 4 ore e la veglia è brevissima, di 20 minuti, quindi in un giorno un neonato nelle prime 2 settimane ha solo 2 ore o 3 di veglia, ha pochissimo tempo di veglia. Questa analogia appunto perché quindi il neonato ha queste fasi lunghe di sonno REM e non REM, questa analogia con la vita con il feto ha portato a questo linguaggio, a questa definizione. E comunque è una cosa completamente diversa, perché appunto il feto ha la veglia, cioè il neonato ha la veglia, quindi il sonno ha un'altra funzione in questo caso. Mentre anche quando uno parla di sonno, lo riferiamo al nostro sonno, perché certo. Dopo viene. Ma nel sonno del neonato c'è la veglia attiva, con occhi aperti, che succhia, che piange, mentre nel feto tutto questo non c'è, quindi ha tutta un'altra. Ecco, ma può dipendere da una cosa più banale, il fatto che siamo stati chiamati stati di sonno, cioè dai ritmi. Cioè dal fatto che il ritmo è quello teta e delta, che è analogo a quello dell'adulto. Quindi siccome nell'adulto si trovano dei ritmi nel sonno che sono di tipo teta o delta, se noi troviamo gli analoghi nel feto, sì, è questo, ma questo è per un motivo penso strumentale, cioè per il tipo di tracciato elettronico. Non tanto per un fatto di oro, proprio per un fatto di tracciato, proprio di struttura di tracciato, però ha un'altra, chiaramente ha un'altra funzione nel feto. E mi pare questi ritmi teta e delta sono stati trovati, sono caratteristici anche del neonato, e solamente io, per quello che so, solamente a 2 anni siamo un ritmo alfa simile a quello che. Certo. Caratterizza l'adulto, insomma, si struttura lentamente, no? Certo. Io penso sia fatto più, non lo so. Sì, però sì, d'accordo, però è importante definire questo, cioè che c'è una separazione tra la vita vitale e il neonato, e questo al di là della struttura del sonno, che sono simili, e per questo c'è, cioè, della strutturazione delle onde, chiamiamole così, e che lì c'è un'attività cerebrale inibita, mentre nel neonato no, e nel neonato c'è la veglia e nel feto questo non è assolutamente rappresentato. Sono. Posso farti un'altra domanda? Certo. È un po' fuori da questo ambito. Riguarda sempre un problema relativo alla teoria di Fagioli. La luce attiva l'attività cerebrale attraverso la retina.
Nell'articolo di Marco Pettini, Sezione della Farfalla, si parla di questa attività della luce sulla rete anche nel caso di assenza di bastoncelli, cioè nel caso di cecità, da quello che ho capito io. Questa è biologia, non c'entra niente. Volevo saperne qualcosa di più, ecco, perché è una cosa che mi è servita molto per capire meglio la teoria, però dal punto di vista scientifico mi è un po' oscura. Chiaramente queste sono tutte ricerche che sono in atto e che vanno approfondite in qualche modo. Se parlavi dell'articolo citato, non lo so, poi ora mi sfugge proprio ora tutti i particolari dell'articolo, però la funzione della luce, cioè il discorso che fa, cioè finora non c'è una teoria ben precisa sul meccanismo della nascita, mettiamola così. Nel senso che hanno trovato tutte queste cose, dicono che alla nascita c'è tutti questi ormoni non ci sono più, non funzionano più, non si trovano più, prima ci sono, poi non ci sono, e questi ormoni in livello, c'è l'effetto di colammine, tutte queste cose. Però fino al... cioè praticamente il discorso è il bambino si decomprime e quindi respira, poi oppure, che ne so, viene stimolato e per questo respira, non c'è veramente una sequenza di eventi che coordinata. E quindi il discorso che ho fatto l'anno scorso era questo, che questi ormoni chiaramente perché si tolgono di turno, tanto per essere precisi, gli ci vuole del tempo, insomma, non è che uno tira fuori la testa e questi ormoni spariscono, cioè quindi che deve essere una cosa graduale, cioè perché siano metabolizzati, ecco perché il discorso della luce è lo stimolo alla sostanza, della sostanza nervosa è una cosa cioè che torna, ecco, perché è la retina esposta o le vie visive, cioè i nervi ottici sono esposti in un certo senso e quindi sono diretti, ricevono uno stimolo in maniera diretta, mentre gli altri stimoli possono essere più lenti, anche gli stimoli della putera, stimoli sonori che poi ci possono essere o non essere, ma quello che c'è, perlomeno fotoni girano anche senza luce. In questo sembra un altro articolo avevo detto appunto che bastano pochissimi fotoni per stimolare la retina, anche quindi praticamente anche al buio si può attivare. E questo discorso torna perché chiaramente è una via rapida, cioè non è che il bambino ci costa tanto lì a respirare, per aspettare il respiro, per cui questo torna, quindi è un modo per disinibire tutti i meccanismi che sono bloccati in un certo senso per via ormonale. Poi per quell'articolo che tu mi hai citato, ora proprio tutti i nessi mi mancano, però... Non riesco a farti una domanda più precisa perché non mi ricordo. Si attivava il ciclo alfa, potrei dire delle cose fuori di... Sì, comunque sia, che si arrivi per un... Le cellule ganglionari attivano il ritmo alfa. Le cellule ganglionari sono la base di attivazione del ritmo alfa. Però comunque anche sia... nel caso in cui il bastoncello nella retina siano inesistenti, quindi anche non c'è. Sì, però d'accordo, però la cosa è molto più complessa. Io non andrei a incuneare in una cosa di questo genere. Il meccanismo è corretto, torna sia dal punto di vista fisiologico, e poi se poi prende una strada o ne prende un'altra, cioè se prende la via dei nervi ottici o prende quelli della sostanza attivante oppure altro, questo è secondario. Il fatto è che volevo chiederti una cosa che non so se ti ha capito, ma volevo sapere quella ricerca, penso così si muove anche, cioè come si sta muovendo anche rispetto al ruolo che giocano gli altri sensi, cioè c'è gli altri sensi, no? A un certo punto inizieranno come per la vista, no? Come per la luce, quindi tutti gli altri sensi a un certo punto avranno una attivazione.
emozioni, cioè attiveranno ulteriormente, no? E quindi rispetto al pensiero, insomma, alla dimensione psichica, se c'è un orizzonte, insomma, c'è un quadro, l'insieme. Sì. Come interagiscono, come va avanti. Questo, cioè, certamente la luce è quella più rapida, quella più veloce, ma dobbiamo pensare che poi ci sono tutti gli altri organi di senso che chiaramente nel nascere vengono stimolati e questo possono contribuire a provocare quella che è un arousal, cioè quella che è un'attivazione poi di tutto il cervello. Cioè, chiaramente lo stimolo più diretto è quello della luce, tutti gli altri, poi compreso quelli ormonali, eccetera, faranno la loro parte. Tutto questo tendono a contribuire, contribuiscono ad attivare tutto il cervello. Certamente, come diceva un autore che ho trovato, mentre non è mai un meccanismo così importante soltanto a una cosa. È chiaro che ci sono più cose che l'aiutano, perché un meccanismo come il nascere, cioè una cosa importante come il nascere, la funzione più importante magari è la retina, però poi ci sono tutta una serie di cose che, come dire, che proteggono anche questo meccanismo, che l'aiutano nei casi di difficoltà, perché il nascere non è poi sempre così, quindi ci sono tutti vari meccanismi protettivi, ecco, come dire, come succede poi in tutte le cose biologiche, no? Quando c'è un target così importante. Io volevo fare una domanda, non so se però ha finita con il tema, visto che si è parlato di connessioni e non connessioni. Per esempio, nel malato di mente, come avviene clinicamente la dissociazione del pensiero? Puoi dare una risposta? Se rispondo mi danno il premio Nobel. Sicuramente. Ancora non siamo arrivati a conoscere, diciamo, questo. Ma una risposta la voglio dare, perché proprio non darla per niente. Allora, prima parlavo della nascita, no? Il momento in cui il bambino nasce fa un pensiero, cioè mette in atto, c'è un'attività psichica, la prima attività psichica, che è la fantasia di sparizione e la capacità di immaginare. In questo primo atto psichico, cioè nella capacità di immaginare, c'è una consapevolezza di sé, un'unitarietà, una compattezza, ecco, questa è la sanità. La non sanità è la non compattezza, ecco, se la vogliamo chiamare così, la dissociazione successiva. Sì, no, cioè, successiva, speriamo mai. Mai, speriamo mai. No, appena arriva fuori.
penso di sì. C'è qualcun'altra domanda? Facciamo. Thank you.